Romano Lindo, difeso dagli avvocati Sghembi e D'Ascola. Vabbè, adesso stanno salendo. Poi Bazzi Rosa, difesa dagli avvocati Morello e Bordeaux. Poi Parti Civili, Castagna Carlo, Castagna Pietro e Castagna Giuseppe, difeso dall'avvocato Campa. Marzucca Zug, Marzuk Sadocco, Ferchi Chiep, Marzuk, difesi dell'avvocato Dauria. Presente. Presente, ok. Dopodiché ci dovrebbe essere l'avvocato Soddu, tutore di... E l'avvocato Marchignoli. Buongiorno. Presente. Aspettiamo che salgano. Questo funziona. Ricordo al pubblico che non si possono utilizzare cellulari, per cui evitate di farlo, piuttosto fammi spegnere il mio. Presidente, mi scusi, non ho sentito bene. L'avvocato Soddu è presente con il patrocinio di un difensore o no? È soltanto, ha chiamato solo l'avvocato Soddu? Io ho chiamato l'avvocato Soddu... L'avvocato Marchignoli, che è procuratore di Azzuz, non dell'avvocato solo. Procuratore, scusa? Di Azzuz. Ah, sì. Vabbè, niente, ho sentito male. Ho saltato qualcuno delle parti civili, dei difensori di parte civile? Perché qua me ne vedo pochi. Li ho detti tu, cioè difensori di parte civili, li ho chiamati tutti. Sì. Niente. Ma quanto ci metto? Niente, allora ci chiamate quando arrivano, perché...
quindi Romano Lindo e Bazzi Rosa sono presenti. Bene. Allora, ci eravamo lasciati che dovevamo oggi parlare delle difese. Se dite i vostri nomi per la il verbale. Avvocato D'Ascola in difesa di Olindo. Dunque, eccellenze, io intanto do delle indicazioni con riferimento all'ordine degli interventi. Al mio seguirà l'intervento dell'avvocato Schembri, poi Morello, poi Bortò. Il senso però contenutistico di questi interventi è che verrà trattata una parte generale con riferimento ai temi processuali principalmente, al tema della prova nuova, al tema della prova scientificamente nuova, dico sin da subito che tutto verrà inquadrato all'interno del diritto che regola il giudizio di revisione, in particolare le disposizioni di legge, poi la interpretazione della Corte di Cassazione, non concentrata esclusivamente, direi principalmente, sulla sentenza Pisano, ma poi anche sulla giurisprudenza che negli anni successivi ad una sentenza datata 2001 si è formata con, diciamo, pronunce abbastanza vicine nel tempo, anche se non numerosissime, però sufficienti a chiarire taluni termini veramente essenziali anche nella distribuzione dei compiti, nella sottolineatura delle questioni più importanti e soprattutto nella individuazione, dico da subito, delle regole di giudizio che governano le due fasi, una è quella in corso, l'altra è una fase eventuale che nascerà sulla base di quello che la eccellentissima Corte deciderà. Quindi, partendo dal tema che io mi sono assegnato nella distribuzione dei compiti, ovviamente un minimo di esperienza insegna che la difesa si debba distribuire i compiti per evitare ripetizioni che sarebbero non soltanto inutili ma dannose, io inizio con una osservazione che è una riflessione sul sistema processuale che governa la procedura di revisione. E dico che queste riflessioni saranno estremamente utili per comprendere cosa si può dire in questa fase, cioè dire siamo in una fase di ammissibilità, anche se diciamo chiamata insieme a fasi diverse per come la Corte ha disposto, ma a prescindere dall'averle messe insieme è chiaro che ognuna di queste fasi è assoggettata ad una specifica e diversa regola di giudizio. Questo sempre per la coerenza con la giurisprudenza di legittimità che sul punto è rigorosissima, quindi nessuna obiezione ad una trattazione congiunta come ho avuto modo di osservare nel corso dell'udienza precedente, ma il richiamo rigoroso alla pertinenza della regola di giudizio a fasi che, seppur congiunte, vanno poi nettamente differenziate con riferimento al come giudicare quella determinata fase. Ora, qualcuno ha detto che noi ci troviamo in fase rescissoria. L'affermazione è criticabilissima, intanto per una ragione evidente. La fase rescissoria è stata abrogata nel 1989, quindi nessuno può parlare di fase rescissoria, ma non per una questione di natura terminologica, definitoria, che sarebbe pigra, ma per una questione contenutistica, per una questione di rilevanza processuale. La fase rescissoria è una fase di decisione, è una fase di giudizio e noi ancora in una fase di giudizio non siamo arrivati, anche per la semplice osservazione che la fase di giudizio in questi casi si aprirebbe con l'ammissione delle prove. Regole, lo dico subito, di cui agli articoli 465 e seguenti del Codice di Procedura Penale,
che ovviamente segnalano come ancora noi nel giudizio non siamo e non possiamo esserci e che quindi ogni riferimento alla fase rescissoria ingenera confusione e lo dirò subito, anche per l'essere ampiamente entrati nella fase del merito nel corso della precedente udienza. Coloro i quali sono intervenuti prima di noi sono apprezzabilmente, continuamente entrati nel merito pretendendo di apprezzare prove. Intanto dico subito con un contraddittorio improprio, il contraddittorio nel processo penale, quarto comma dell'articolo 111, è contraddittorio per la formazione della prova. Non è il contraddittorio di cui al secondo comma, ogni processo si celebra nel contraddittorio, che era il contraddittorio che ancora sopravvive, basterebbe pensare ai giudizi camerali non partecipati di cui al 611 in Corte di Cassazione, basterebbe pensare al contraddittorio che si celebrava sotto la vigenza del codice del 1930. Il contraddittorio usato nel corso della precedente udienza come critica non su prove, perché le prove non sono state ancora formate, noi ci troviamo in un contesto nel quale le prove e di prove si potrà parlare soltanto nella ipotesi in cui questa eccellentissima Corte, superata la fase della ammissibilità, ci dirà che quella è la fase che si dovrà celebrare, quindi le prove indicate, le regole di ammissione che sono quelle del dibattimento 468 secondo comma e quindi a conclusione di quella fase che devo ovviamente ritenere del tutto eventuale, noi potremo parlare di prove. Però l'avere per 5 ore e 30 minuti insistito nella valutazione delle prove, e dovremo vedere se quella insistenza era una insistenza debita, lo dico in termini puramente processuali, può ingenerare non soltanto confusione, ma anche l'idea che il giudizio si sia celebrato in qualche modo, e la convinzione un po' generalizzata che nasce, voglio dire, da una forte, poi apprezzabile nel processo penale, ovviamente bisogna usare terminologia appropriata al valore, al senso della giustizia penale, non trascendere dal punto di vista dei toni, e bisogna avere grande rispetto per gli avversari, per come noi ovviamente abbiamo. Ora dico subito, codice del 1988 elimina la fase, diciamo, cosiddetta della separazione rescindente rescissorio, oltretutto questa separazione implica anche una differenza fisica tra il giudice del rescindente e il giudice del rescissorio. Però dico con chiarezza, ma non per sola ed individuale convinzione, ma perché suffragato dalla giurisprudenza di legittimità alla quale mi sia consentito, lo dico con grande rispetto, nessuno ha fatto riferimento. È come se questo perimetro fosse un perimetro affidato alla iniziativa individuale, alla opinione di chi ritiene di trattarla secondo il verso della propria convinzione. Quindi io parlerò invece con stretta aderenza al diritto. Il diritto si compone di disposizioni di legge e di interpretazione, quindi al diritto vivente per come esso si è formato in relazione all'istituto del quale ci occupiamo. L'eccellenza Presidente mi ha ricordato una cosa sulla quale io non ho minimamente obiettato, anzi ho acconsentito, si può ritornare indietro, ed è un dato che emerge in maniera assolutamente chiara dalla sentenza Pisano, la sentenza, diciamo, che inaugura una stagione forte, diversa per la revisione, della quale parleremo in maniera estremamente sintetica dopo. Per quell'analogia che Pisano fa tra impugnazione straordinaria, se così vogliamo etichettare il giudizio di revisione, e il giudizio di appello. Ora io mi permetto, il diritto è dibattito, nel rispetto ovviamente
delle decisioni delle sezioni unite di avere qualche riflessione dubitativa, non dico contraria sul punto, che si possa per analogia, non per assimilazione, collegare la impugnazione in appello al giudizio di revisione, è cosa che trascura la diversità delle, diciamo, due diverse situazioni giuridiche. Soprattutto è una opinione che trascura di valutare quello che semmai è il punto di contatto più evidente tra revisione e giudizio di appello, che è l'articolo 603, tant'è che da quando si è affermata la giurisprudenza Pisano, per sollecitare la rinnovazione della istruttoria dibattimentale, voi siete giudici d'appello, dico, di cose delle quali voi vi occupate tutti i giorni, e noi citiamo i principi della Pisano, quindi se di analogia si deve trattare, forse l'analogia la si coglie con maggiore evidenza proprio con riferimento all'articolo 603. Ma premesso tutto ciò, e perché le questioni talvolta sottili, ma mi sia consentito dire forse anche ottuse, io non so quante volte nei giudizi di revisione si sia ritornati indietro dopo avere dichiarato ammissibile un'istanza, poi ci avvicineremo alla questione quando parleremo di quella regola dell'astratta idoneità, la regola di giudizio che governa la fase della valutazione di ammissibilità, che è una cosa completamente diversa da quelle che regolano gli articoli 465 e seguenti e che confermano l'analogia semmai con il giudizio di primo grado una volta che l'ammissibilità è affermata, non soltanto per quel chiaro riferimento al 465 e seguenti, ma addirittura quell'affermazione importante della Pisano che non si può non leggere e non si può non capire, che il richiamo al 530 secondo comma, quindi alle formule assolutorie del giudizio di primo grado. Quindi perimetriamo le cose per come esse sono in un contesto governato da una raffinata giurisprudenza decise. Quindi certo si può ritornare indietro, ma ripeto, con quelle riserve che io mi sono permesso di fare, anche quel richiamo all'esperienza. Quante volte dalle sentenze che si sono occupate della revisione noi registriamo ripensamenti, tranne l'accadimento di fatti drammatici, imprevedibili, lo svuotamento contenutistico degli elementi di prova rappresentati, che oltretutto si dovrebbe verificare soltanto nel momento dell'assunzione del mezzo di prova, non potendo essere una cosa in qualche modo prevista, in qualche modo ritenuta possibile. Quindi la eliminazione della fase rescissoria non significa eliminazione delle due fasi nelle quali il giudizio si articola, non possono essere una, ossia un contraddittorio sulla prova, il contraddittorio non costituzionale, quello dedicato ad ogni processo, perché quello regolativo del processo penale è quello che vuole che la prova si formi nel contraddittorio. Quindi noi non abbiamo prove, abbiamo soltanto elementi, lo dico anticipatamente con chiarezza, che possono governare quel tema della astratta idoneità a ribaltare il giudicato penale. Quindi un tema peraltro classico, quello della rilevanza, idoneità astratta a ribaltare il giudicato, altro non è che quel tema storico dell'ammissione del mezzo di prova, che ovviamente si coniuga con l'idea dello scopo, il finalismo tipico del giudizio di revisione, che quindi non può non implicare la capacità di rovesciare un giudicato che si è formato, quindi un contatto costante, forte, assiduo con il giudicato, lo dirò a breve, che è reso evidente per l'interprete attento da quel participio passato contenuto nel testo della riforma, prove nuove da sole in grado di ribaltare il giudicato, ma anche unite alle precedenti prove, quindi l'idea di una valutazione complessa, di una valutazione raffinata che non può ovviamente legarsi
a quel dibattito mi sia consentito, ognuno, io ho, ripeto, grande rispetto di quello che si fa e per formazione personale, scientifica, ovviamente noi siamo abituati ad assoggettarci a quelle che sono le decisioni del giudicante. Questo non significa divieto di esprimere le proprie opinioni, soprattutto allorquando le proprie opinioni sono opinioni che si arricchiscono di una serie di considerazioni che riguardano il diritto. Quindi, fase, ripeto, lo dico con molto rispetto, quella che si è celebrata nell'udienza del 1 marzo, del tutto estranea al perimetro di ciò che si sarebbe dovuto dire. E con altrettanto rispetto dico che nessuno degli interventi ha centrato il tema che andava centrato. Quindi, molto rispetto, ma certamente non divieto di ragionare, di pensare e di proporre i modelli che, a nostro modesto avviso, avrebbero dovuto governare quella fase e questa stessa fase della quale noi ci stiamo occupando. Quindi, da ciò sembrerebbe, eccellenze, che noi si voglia occupare uno spazio molto limitato. A dir la verità, questa era la mia valutazione, il mio obiettivo, quando, francamente meravigliato per la durata di interventi che hanno occupato 5 ore e 30 della udienza scorsa, avevo detto che noi eravamo venuti qui per parlare di ammissibilità, perché parlare di ammissibilità significa, vedremo il linguaggio utilizzato dalla Corte di Cassazione, delibazione sommaria, orizzonte cognitivo del giudice molto contratto, e diciamolo subito perché vi è una fase di ammissibilità, per chi le norme le ha usate, per chi addirittura le norme le ha scritte, per chi ragiona da quando aveva i calzoni corti sulle disposizioni di legge, se c'è una fase di ammissibilità è strettamente implicito alla struttura bifasica del giudizio che si valutino i presupposti dell'ammissibilità. Se tu, legislatore, mi dici, per come non potevi fare diversamente, che il presupposto legittimante alla revisione è la indicazione di casi di stretto diritto tassativi, è chiaro che io devo prevedere una fase di ammissibilità. Se l'istante chiede una nuova valutazione delle prove, il giudice non deve portare a giudizio una questione posta su basi incompatibili con il concetto di prova nuova. Quindi, cosa dice, e lo dico in poche parole, la giurisprudenza, ma sono le poche parole che si traggono dalle disposizioni di legge. Qui la giurisprudenza non è creativa, è una giurisprudenza strettamente aderente ad un dato normativo. E qui la giurisprudenza ci dice: non ammissibile è la istanza che propone revisione per casi non preveduti dalla legge, che lo fa con forme non prescritte dalla legge, diverse da quelle prescritte dalla legge, e che non sa indicare la capacità di queste prove a ribaltare il giudicato. In altri termini, per fare una banalissima esemplificazione all'attenzione non di noi che facciamo parte della curia, ma di quelli che ci sentono e che si sorprendono di come si possa chiedere la revisione di una sentenza di condanna, se il rapinatore chiede che venga ribaltato il giudicato perché l'auto sulla quale lui viaggiava era verde anziché rossa, e se questa circostanza non lo sposta nulla in ordine alla capacità di ribaltare il giudicato, vero che sia che l'auto era rossa anziché verde, cioè non sposta nulla. Quindi la novità probatoria è una novità che si deve coniugare con questa idea del fine, dello scopo. Sì, una novità in grado di cambiare le cose. E allora, banali, parziali riferimenti al vero tema della fase preliminare. Il ribaltamento, la modifica della dinamica
è ininfluente ai fini del mantenimento del giudicato, eccellenze? Possiamo ritenere con una sicumera che sa di superficialità, di arroganza, di dire ma per me nulla vale ovviamente. Possiamo dire che il ribaltamento della dinamica è ininfluente. Possiamo con gli stessi toni dire che se Frigerio, che da subito aveva indicato un nordafricano, effettivamente era vittima di una amnesia anterograda, se non ricordava nulla e se questo confidava i suoi figli all'avvocato, che erano lì presenti, prove, eccellenze, basterebbe leggere i motivi di appello del giudizio conclusosi con sentenza di giudicato, che la difesa ha reclamato sin dal primo grado e che venivano dichiarate come inesistenti. Allora si diceva, l'avvocato Schembri è la personificazione di questa odissea, diceva ma è possibile che nella stanza di ospedale di Frigerio non sia entrato un infermiere con un carrello di talché si sia sentito il rumore metallico di quelle ruote, non si è sentito niente, come se quelle persone non fossero esistite all'interno di questa stanza. Ora noi sappiamo, e tutto ciò che sappiamo ribalta realmente una prova sospetta, poi io parlerò di queste cose perché certamente non si può ritenere nitida una prova che esordisce con la indicazione di un responsabile estraneo alla cerchia di conoscenze, quella affermazione del nostro grande consulente, il riconoscimento di una persona nota è un fatto automatico ed incoercibile. Io non ho bisogno di pensare chi sia una persona che io conosco per nome, per cognome, che vedo tutti i giorni, che abita sotto di me e stilo, anzi faccio stilare all'ufficio di procura un identikit che raffigura un soggetto completamente diverso rispetto a colui il quale poi diventerà l'autore dell'aggressione. Che la traccia di sangue non sia mai esistita, perché questo è il tema, quella traccia sul battitacco non è apprezzabile visivamente, non c'è nemmeno la aspersione aerosolica del luminol, perché non si riscontrano né le tracce di bagnato, che si vedono qualche centimetro più sopra con riferimento al sedile. Non c'è il precipitato del perbonato di calcio, che dice il perito, per come ognuno di noi sa e dovrebbe sapere, crea l'effetto borotalco. Questo perbonato di calcio precipita quando ovviamente si essicca la aspersione aerosolica. Non c'è nulla. E allora si pone un problema già su di una prova sospetta, quell'unite ha un significato grande, tant'è che Pisano è la penna di quel notissimo relatore, chi è andato in Cassazione, l'ha frequentata, conosce perfettamente la personalità, l'intelligenza, la grande cultura di quel relatore, dipinge dicendo dilata, usa appunto questo indicativo presente, terza persona del verbo dilatare, dilata i margini dell'istituto della revisione, quindi non soltanto il concetto di prova nuova, perché ti impone un dialogo costante con quello che è accaduto nel processo, in quanto anche le prove preesistenti temporalmente, quelle sulle quali tu non puoi intervenire perché sono prove nuove, anche quelle preesistenti temporalmente, purché non utilizzate. Noi qui abbiamo prove non soltanto non utilizzate, ma addirittura non acquisite, seppur sollecitata l'acquisizione da parte della difesa. C'è da leggere i motivi d'appello e quello che sul punto è stato scritto. Restano le cose uguali a prima se dall'esame nel contraddittorio di importanti consulenti, le parti civili, una in particolare, ha posto dei problemi che riguardano una parte della nostra perizia. Bene, lo si chiede a quel grande consulente. Allora le cose verranno risolte o negativamente, quindi attraverso la incapacità del consulente di rispondere, o positivamente perché magari darà una risposta. Però io poi mi permetterò di intervenire sulla prova scientificamente nuova, perché abbiamo sentito delle cose che noi non condividiamo minimamente e vogliamo che la Corte, a prescindere da quello che sarà il risultato di questo giudizio, i giudizi si fanno con serietà,
un pezzettino per volta, con senso di responsabilità e anche di umiltà. Poi la Corte ci dirà che cosa ne pensa delle risposte date da scienziati che hanno dedicato la loro vita a fenomeni che oggi vorremmo risolvere. Poi dirò della distanza del processo penale dalla realtà. Dopo 47 anni di attività professionale, credo di potermelo anche permettere. E quindi questo è il modo di trattare, ma davvero ci possiamo permettere di pensare che queste cose sono delle cose del tutto ininfluenti? Vedremo cosa ci dice sul punto la giurisprudenza di legittimità. E allora, sentenze. Vediamo se questo disordinato forse inizio, questo mettere assieme concetti dei quali nessuno ha parlato prima, quindi sono una sorta di esploratore, con vicende che invece al contrario dovevano, mi sia consentito dirlo, essere il tema. Noi pensavamo di parlare un quarto d'ora a testa, non certo, poi lo dico subito per non essere accusato di contraddittorietà, a questo punto noi non possiamo rinunciare ad entrare pure noi nel merito, perché non possiamo dare vantaggi ai nostri contraddittori, possiamo usare rispetto, ci mancherebbe, ma non vantaggi, e credo che il collegio per primo ci richiamerebbe se noi pensassimo di rinunciare anche ad un lembo delle questioni che sono già state trattate. Ci direbbe: avvocati, fate il vostro dovere per come il loro dovere hanno fatto le altre parti. Sentenza Pisco ogni tanto riecheggia nella, diciamo, trattazione di questioni concernenti la revisione. Dico subito che è una sentenza della quale fare radicalmente a meno, pronunciata prima della introduzione del 111 Costituzione, che è norma essenziale al fine di regolare il giudizio, è dedicata alle misure di prevenzione. Nessuno l'ha letta. Quindi ad un tema che Corte Costituzionale, Corte Edu, Corte di Cassazione a Sezioni Unite Spinelli ritengono estranei al diritto penale. Poi vi assicuro che io potrei parlare per giorni su questo tema, ma ovviamente non è un tema da trattare. Poi viene Pisano, una sintesi, e poi, se la eccellentissima Corte me lo consente, passaggio proprio al testo della motivazione. Il procedimento si articola in due fasi, quindi quello che dicevo io, né tre, né una, né, voglio dire, il tentativo di superare le difficoltà. Io mi rendo conto, tutti ci siamo trovati in situazioni dialetticamente difficili, se non impossibili, quindi nessuno si scandalizza e nessuno può dire di non aver lanciato lui la prima pietra. Due fasi. Assoluto divieto di sovrapposizione delle due diverse fasi. Questo è un tema, dicono i tedeschi, un leitmotiv, un motivo dominante, quindi non c'è eccezione. Poi le si possono mettere assieme, ma le fasi recuperano la loro individualità nel momento del giudizio, per la semplice ragione che se le regole di giudizio sono diverse non possono essere giudicate assieme. Come si può giudicare assieme due materie divise dalla utilizzazione di regole di giudizio completamente diverse? La regola di giudizio è individuata, non è che è una regola di giudizio sconosciuta, ed è l'astratta idoneità a ribaltare, nel senso che non si può apprezzare la concreta idoneità, perché la concreta idoneità poi l'apprezzerà il giudice del giudizio di revisione, non della fase di ammissibilità. Quindi sarà il giudizio che dirà se sono state concretamente idonee. È la stessa cosa che per i processualisti civili, i grandi processualisti civili, Satta, tanti altri, a dir la verità, il mio professore all'Università di Genova, quando studiavo diritto processuale civile, i quali dicono: cos'è l'azione civile? È un'azione ipoteticamente accoglibile, non è un'azione che si deve necessariamente accogliere, perché poi quello te lo dice il giudice se ti attribuisce ragione. Quindi qui è la stessa cosa, noi siamo in una posizione
per usare una terminologia kantiana, a prioristica, in una fase nella quale noi non possiamo ipotecare il futuro, perché il futuro sarà condizionato dall'esito dell'ammissione delle prove e della assunzione delle prove nel contraddittorio tra le parti. Quindi è certo che non si possa far diversamente rispetto a come la Cassazione fa. Il vaglio nel merito è vietato. Ecco perché il difensore si permette, ripeto, sono noioso, con il massimo rispetto nei confronti delle parti, nel dire: ma la questione vera l'avete centrata? Ci avete detto per quale motivo non sono nemmeno astrattamente idonee le prove, anzi gli elementi di prova che noi abbiamo presentato? Questo discorso non mi pare sia stato fatto. E dopo che il decreto di citazione, vi sono delle sentenze ancora più radicali della Corte di Cassazione, si supera, si emette il decreto di citazione a giudizio, addirittura talune sentenze dicono si passa automaticamente al giudizio. Io dico, anche questo è un discorso divertente, ma ne utilizzo soltanto un segmento, come può iniziare il giudizio di revisione? Certamente con una Camera di Consiglio de plano. Poi sappiamo bene che la Corte Costituzionale non ha molta simpatia per le Camere di Consiglio de plano e soprattutto per l'istituto delle Camere di Consiglio, perché si porrebbero in conflitto con il principio anche sovranazionale della trasparenza dell'udienza. Quindi Corte Costituzionale 111 del 2022, Corte Costituzionale, quella forse ancora più importante, 93 del 2010. Però fin tanto che la Corte non dice che questa giudizio non può essere regolato da una Camera di Consiglio de plano, le si può celebrare. Poi la Cassazione dice sì, ma la Camera di Consiglio può essere anche partecipata. Poi la Cassazione dice anche nulla esclude che si possa portare la questione di ammissibilità direttamente nel giudizio. Nulla esclude che si possa partire con l'ammissione delle prove. Quindi abbiamo un campo, non stavo dicendo largo, credo che sia una espressione che porti male, quindi abbiamo un campo vasto, no? Un campo vasto che ci consente ovviamente di ragionare su più aspetti. E allora io non voglio attardarmi nella descrizione di ciò che dice Sezioni Unite Pisano, che noi dobbiamo citare, eccellenze, scusate, per la parte più rilevante. La parte più rilevante è il concetto di prova nuova. Allora non possiamo essere attratti da questioni marginali che nella esperienza del giudice, che mi permetto di dire io conosco, sono rare. Sì, può succedere, certo. Poi De Roberto si è interessato di dire: guardate che può succedere, che a un certo punto ci si rende conto di avere sbagliato tutto. Poi io non lo so quante volte è successo nella pratica. A leggere le raccolte di giurisprudenza sul punto sembrerebbe che non sia successo mai. Cosa dice Pisano? Due fasi: la prima costituita dalla valutazione de plano. Qua il filologo della giurisprudenza capisce che quando si dice che de plano non è la struttura della Camera di Consiglio, ma addirittura è la valutazione, quindi è una valutazione semplificata, quindi non struttura del giudizio, camera di giudizio de plano, ma valutazione de plano. I sostantivi hanno, anche in una società sfortunata come la nostra, un preciso significato e ti indirizzano. E poi si dice: quale, quindi, diretta a verificare, sintetizzo perché la lettura è più impegnativa, ma chiunque può controllare ovviamente. Diretta a verificare che cosa dobbiamo verificare. Ecco il problema del giudizio della scorsa udienza. Noi dobbiamo verificare che si sia richiesta la revisione per i casi tassativi e di stretto diritto indicati dalla legge. Primo punto. Poi dobbiamo verificare se le forme sono quelle richieste dalla legge. Poi dobbiamo verificare se questi elementi sono astrattamente idonei a ribaltare il giudicato. È finito il giudizio di ammissibilità, non ha altri oggetti. Poi Pisano, che
è disattenta, insomma il 111 Costituzione, io conosco bene quella norma scritta dall'Unione delle Camere Penali quando io mi ci trovavo dentro, e da un grande milanese e da un grande bresciano, Giuseppe Frigo, che conservava gelosamente lo studio di Zanardelli. Oggi, se si parla ai giovani di cosa sia lo studio di Zanardelli, ovviamente non penseranno che è uno studio medico-dentistico, probabilmente. Allora, si dice, una volta passati, ecco, alla fase successiva, cioè dire quando tu hai superato la fase dell'astratta ammissibilità, il giudice non subisce alcuna limitazione alla acquisizione dei mezzi di prova, è un giudizio di primo grado. Ecco perché io dicevo, ma ci hanno pensato bene, perché allora l'attenzione, la sensibilità del giurista si forma negli anni. Ecco, quella norma era stata voluta, pensata da, mi sia consentito dire, una grande e consapevole avvocatura. Poi le misure con la realtà giuridica mutata si prendono con una certa lentezza, con una certa difficoltà, ma poi la giurisprudenza successiva a Pisano è molto più chiara, e mi sia consentito, possiamo leggere una sentenza di 23 anni fa senza occuparci dello sviluppo che le sezioni semplici danno a quei principi? Sarebbe un modo sbagliato, lo dicessimo a un giovane studioso, a un giovane avvocato, gli daremmo dei consigli sbagliati, saremmo quei cattivi maestri che nella nostra società pullulano, tutti maestri, ma quanti sono in grado di fare davvero i maestri? Poi, una volta passati, poi si dice divieto di sovrapposizione dei giudizi, quindi dico soltanto una parola già dai tempi di Pisano, e poi si dice che questo participio passato unite ha un grande significato, perché intanto ti dà l'idea di un giudizio complesso, non di un giudizio banalizzabile, no? Oggi il mito dell'efficientismo, un mostro che si aggira dentro le aule di giustizia, che farà perdere valore, serietà, importanza al giudizio penale, suggerisce tutta una serie di semplificazioni, ma semplificazioni sulla pena, sulla applicazione della reclusione, non possono essere consentite. E allora questo è il primo approccio. Poi prova nuova, ecco, dicevo, possiamo dimenticare qual è l'insè, una volta si diceva così anche filosoficamente, della sentenza Pisano, il concetto di prova nuova, per cui tramonta l'idea di una preesistenza temporale, come era d'altronde nel 603, perché io ho parlato di analogie semmai con il 603 e non con la inammissibilità della impugnazione. Scusate, se un'impugnazione è inammissibile perché ha superato il termine di deposito dei motivi, possiamo fare analogie con il giudizio di revisione, quindi anche una riflessione su questo punto. Dice cose estremamente importanti. Partiamo dalla più recente, quella perlomeno che io ho trovato come più recente, poi ci sarà qualcheduno più bravo di me che sarà ovviamente in grado di spiegare altre cose. Cassazione, sezione quinta, 15 giugno del 2022, numero 26.202. Separazione è il primo sostantivo che traggo da una sintesi della sentenza. Idoneità astratta è la seconda frase. Sommaria delibazione è la terza. Ovviamente io sto trascurando tanti altri dati informativi, ma non posso ovviamente disturbare la Corte. La Corte peraltro conosce, e direi meglio di come io possa conoscerla, questa giurisprudenza. Però certo, se nella arringa si dovesse tacere delle cose che si suppone gli altri sappiano, verrebbe fuori un qualche cosa di improponibile all'attenzione. Nell'arringa come nella requisitoria, noi siamo, da questo punto di vista di espressione orale delle nostre ragioni, in una posizione assolutamente uguale. Cassazione, questa volta sezione seconda, per noi cassazionisti la sezione seconda è la sezione più dura della Corte di Cassazione. Cosa dice?
distinzione logico-funzionale, certo, perché una serve a dire se il giudizio si può celebrare, l'altra è il giudizio, quindi la Cassazione non è che qui utilizza le categorie dello spirito, utilizza le categorie della realtà pratica, sono logicamente e funzionalmente diverse, servono per scopi completamente diversi. Astratta idoneità e poi, credo sia questo, inammissibilità. Solo nei casi, guardate che questa è una sentenza molto forte, quindi solo nel caso in cui sia impossibile una verifica circa l'esito del giudizio. Cioè dire, se sulla base degli elementi di prova, non delle prove, perché lo diventeranno in seguito se si darà corso ad una fase di giudizio. Quindi, se in questa fase di giudizio poi vi doveste rendere conto che dalle prove acquisite nel contraddittorio non emerge nulla che vi possa indirizzare circa l'esito, cioè dire un giudice che non riesce a capire ma cosa succederà sulla base di queste prove, io non ho capito, quindi una sorta di ripensamento sulla già compiuta fase dell'ammissibilità, ripensamento. Io un giudice che può avere sbagliato, ci mancherebbe, sbagliamo tutti, e chi dice di non sbagliare è quello che sbaglia molto più frequentemente degli altri. Io non riesco ad immaginare quale sia l'esito, quello che io ho detto con paragoni limitati, poveri, volutamente tali, perché poi ci saranno coloro i quali entreranno nel merito delle vicende e si porranno in perfetta contrapposizione con quello che è stato detto nella fase, diciamo, della udienza del primo di febbraio. Ma davvero noi qui dovremmo dire che, ammesse quelle prove e nella ipotesi, perché dobbiamo ragionare in termini puramente ipotetici, quelle prove non consentono di individuare l'esito del giudizio, mi pare una cosa impegnativa e uso ovviamente vocaboli consoni al valore dell'udienza. Poi Cassazione, sezione terza, quindi quinta, seconda e terza, e prima ci sono le sezioni unite. Numero 1144 del 25 di novembre del 2020, stiamo scendendo all'indietro. Quindi separazione netta, addirittura quindi aggettivata, separazione netta, un rafforzativo delle due fasi. Poi una sentenza che io avevo richiamato qualificandola come forse la più netta, la più forte in materia, dove si dice, intanto dico di quale sezione si tratta ancora, sezione terza, 21 maggio del 2019, numero 31.506, dove si dice, guardate, se mettete il decreto di citazione al giudizio, dovete passare immediatamente all'assunzione delle prove. Cioè dire, questo processo o si chiude nella Camera di Consiglio de plano non partecipata, o se si emette il decreto di citazione al giudizio, è chiaro che l'opinione può essere disattesa, diversamente valutata, però è una regola di giudizio che nasce dalla Corte di Cassazione, che qualcosa dice, a quel punto bisogna passare immediatamente al giudizio. Dopo il decreto di citazione a giudizio si applicano le regole di cui all'articolo 465 e seguenti, le regole che sono dettate, che disciplinano il giudizio di primo grado, non la fase dell'appello, perché a quel punto il giudice non ha limitazioni, come magistrati che io conosco bene hanno fatto recentemente a Roma per quell'ergastolo a carico di un pastore sardo che avrebbe ucciso due persone. Ci sono similitudini, loro sono andati ad acquisire documenti che si trovavano in polizia, ne hanno valutata la falsificazione, hanno compiuto una serie di attività, procura generale e collegio, d'accordo su segnalazione del procuratore generale di Roma. E poi la fase preliminare, queste sono affermazioni importanti, sono quello che io ho detto, perché quello che io ho detto non l'ho tratto dal mondo dei sogni, no? Io l'ho detto traendolo dalle sentenze della Corte di Cassazione.
La fase preliminare non può consistere in un approfondito, in una approfondita anticipazione del giudizio. Quello che io dico, ma cosa abbiamo detto, anzi, cosa hanno detto nel corso dell'udienza precedente? Hanno fatto un giudizio, ma un giudizio improprio, pensando di utilizzare un contraddittorio sulla prova come nel codice del 30, non si può farlo. Questo lo dice la Corte di Cassazione, poi pensiamola diversamente, ci mancherebbe altro, poi si vedrà ovviamente, ma è chiaro che nessuno dei veri problemi di quella udienza è stato centrato. E poi ancora sugli stessi temi, idoneità astratta e ictu oculi è una espressione, un'endia di che ricorre stabilmente, cioè dire lo vedi subito se quella è ammissibile o non è ammissibile. Cassazione, sezione quinta, 20 di febbraio del 2018, numero 10.523. Analogamente poi, e qui veramente chiudo, sezione prima, ne parlo soltanto per l'amore e il grande rispetto che io ho per la prima sezione penale della Corte di Cassazione, sezione prima, 24 marzo del 2017, numero 60.066, nella fase preliminare non si può prescindere da pertinenza e rilevanza. Quindi se tu mi dai prove che sono pertinenti rispetto al fatto, che sono rilevanti, che consentono una soluzione rispetto al fatto, io non posso ovviamente dire altro. Poi idoneità astratta, giudizio contratto, c'è poi quella bella affermazione, un orizzonte cognitivo contratto del giudice nella fase preliminare. Ripeto, vogliamo mettere tutto assieme, ma non possiamo poi giudicare tutto sullo stesso metro. E in coerenza con quello che ho detto, evito di leggere le successive udienze. Prova nuova. Ecco, dicevo, differenza tra un intervento di parte generale. Io non entro nel tema delle prove nuove per dirvi cosa è prova nuova, però è l'insè della sentenza Pisano, perché fino a quel punto prova nuova era la prova temporalmente sopravvenuta, come era nel 603. Ora qui si dice dilatazione, e ne ho già parlato, eliminazione del coefficiente temporale, sono nuove le prove purché non valutate, cioè dire se dalla sentenza passata in giudicato, dalle sentenze, quella prova non emerge, o peggio ancora, ancor prima si dovrebbe dire, nemmeno è stata acquisita, quella è certamente una prova nuova. Su questi punti non si può girare, poi si può anche criticare l'efficacia, ma che una prova sia nuova, le intercettazioni di Frigerio, ne dico una, reclamate dalla difesa e mai ottenute, leggete i motivi di appello. Come si fa a dire che non sono prove nuove? Di questa persona che sta 15 giorni, 20 giorni dentro una stanza di ospedale e non si sa nulla di quello che ha detto. Poi entreranno i pubblici ministeri, ci sono espressioni brutte, no? Brutte che noi apprendiamo, che chi ama la giustizia non pensava di dover leggere. Quando i pubblici ministeri entrano e dicono noi non la spaventeremo come l'hanno spaventata i carabinieri. Si possono leggere queste cose ad una persona offesa, vittima di una gravissima aggressione, e poi a dar conto, ecco, quello che sarebbe irrilevante sul piano dell'astratta idoneità di quell'espressione, mandano uno psichiatra perché lo visiti, e lo psichiatra dà dei risultati, e addirittura ne parla anche in questi giorni, perché abbiamo prove ulteriori che stanno emergendo, perché ora la gente ritiene di dover parlare e di poter dire le cose che fino a un certo momento non ha detto. Insomma, nuova, io vado all'evento come frequentemente nella scienza che io amo si suole fare, il diritto penale, è nuova una prova che genera un accrescimento del patrimonio conoscitivo del giudice, poi lo dirò anche con riferimento alle prove scientificamente nuove. Insomma, tutte le volte in cui tu
da quel dato storico puoi trarre nuovi elementi conoscitivi, quindi tu non conosci un solo segmento, ma ne conosci altri 2, 3, 4, 5, quella è prova nuova, anche se l'oggetto sul quale si scarica la novità è un oggetto preesistente e magari valutato, ma valutato con riferimento ad un livello di conoscenza inferiore. Adesso, da oggi in poi, io so qualche cosa di nuovo, io giudice, che accresce il mio patrimonio conoscitivo. Abbiamo prove temporalmente sopravvenute, quindi quelle delle quali nessuno si può permettere di negare la novità. Abbiamo prove non valutate, leggete le sentenze, ma l'hanno valutata questa prova, è entrata in quella motivazione, il giudice l'ha presa in considerazione. Oltretutto qui stiamo parlando delle cose che danno senso, lo dirò a proposito delle prove scientificamente nuove, al nuovo codice di procedura penale. Cioè dire, quella idea che viene dalla filosofia della scienza, dai libri di Karl Popper, in particolare da un libro del 1934 sulla conoscenza scientifica, che ti dice che alle cose che emergono nel processo tu devi dare una risposta. 546 del codice di procedura penale, voi che siete giudici di corte d'appello, è una disposizione di legge che applicate tutti i giorni, io non posso non rispondere ad una obiezione del difensore. Quindi se c'è un elemento di prova nuova, quell'elemento si deve valutare nel corso del giudizio, ma quell'elemento avrebbe dovuto essere oggetto di una valutazione anche da parte del giudice di merito. Non ti puoi tenere una questione sollevata dal difensore, la puoi bocciare, ci mancherebbe altro, e devi spiegare perché la bocci, ma se non ne parli, quello è un elemento di prova nuova che intanto noi devolviamo alla Corte di Cassazione, e frequentemente con grande successo, perché è una motivazione mancante per definizione, se c'è un punto sul quale il giudice si doveva esprimere e non si è espresso. Ma se questa prova emerge successivamente, perché si valuta e non è stata nemmeno oggetto di valutazione da parte del giudice, questa prova nuova poi genera la possibilità di un giudizio anche di revisione. Quindi prove nuove sono appunto le prove non valutate, tutto ciò che non essendo state oggetto di una statuizione determina ovviamente una lacuna nella motivazione, nessuno potendo escludere che se quella prova fosse stata valutata l'esito del processo appunto avrebbe potuto essere, diciamo, del tutto diverso. Questa è una affermazione che mi consente anche di esprimere una valutazione che vale poco, atteggiamenti scandalizzati, come si permettono di mettere in discussione il giudicato, vuol dire, si mette in dubbio un istituto che c'era anche nel codice fascista, cioè dire, siamo lontani dalla realtà, dalla verità delle cose. La revisione è un obbligo addirittura posto a carico del procuratore generale presso la Corte d'Appello del distretto che quella sentenza ha pronunciato, che ha l'obbligo di vigilare sulla eventuale emersione di elementi nuovi in grado di giustificare la celebrazione di un nuovo giudizio. Prove scientificamente nuove. Anche qui noi denunciamo la confusione, gli errori ripetuti che sono stati fatti sul punto. La prova scientificamente nuova immaginata per come è stata proposta dai nostri contraddittori come un'attrezzatura nuova, un macchinario, una sorta di nuova scoperta scientifica, non è assolutamente vero. La prova scientificamente nuova, e qui il discorso si fa complesso, io lo affronterò nella sua complessità. La prova scientificamente nuova è una prova che nasce da un'altra via, da un'altra strada che si riesce a trovare, da una nuova osservazione di cose già osservate, se quella nuova osservazione, quel nuovo metodo ti consente di leggere una porzione ulteriore della realtà delle cose. Per la scienza lo strumento di conoscenza dei fenomeni è la osservazione, quindi
se anche tu sei capace di una osservazione diversa, quella è prova nuova, se da quella osservazione, scaricando il concetto di prova scientificamente nuova, sul risultato emergono nuove conoscenze. Poi c'è un tema affascinante, nessuno ha parlato delle sentenze della Corte di Cassazione, raso direi principalmente, e poi dalla sentenza Cozzini, ecco questa distanza tra il diritto vero e le cose che si sarebbe dovuto dire per dare un senso, come dicono i tedeschi, Sinn, no? Il senso delle cose, perché le cose abbiano un significato, noi diciamo traducendo senso in significato. Poi, per sapere cosa è una prova scientificamente nuova dobbiamo guardare al pensiero scientifico, no? Cioè, Werner Heisenberg, che non è, voglio dire, l'ultimo arrivato, il padre della filosofia della scienza moderna, è il padre del metodo scientifico, della teoria della indeterminazione, è un premio Nobel del 1933. Cosa dice il pensiero scientifico? Dice che l'esperimento muta al mutare dello sperimentatore. Figuriamoci cos'è la novità scientifica. Anche uno sperimentatore più sensibile, più intelligente, è in grado di scoprire cose che lo sperimentatore precedente non aveva scoperto. E Gödel, quindi matematica pura, ci dice dall'altra parte non tutte le proposizioni vere sono dimostrabili. Quindi questo a dimostrazione della relatività del pensiero scientifico. E allora la prova scientificamente nuova è una prova che, qualsivoglia sia la sua origine, è in grado di accrescere quel patrimonio conoscitivo del giudice. Da questo momento in avanti ne sai di più. Guardate, no, ingenuità, ma quando si è affermata l'effetto dannoso rispetto alla memoria della inalazione di monossido di carbonio, chiedetelo al nostro consulente, ci sarà da divertirsi per le risposte che lui sarà in grado di dare. Intanto noi abbiamo un parametro giurisprudenziale che nessuno ha utilizzato in quest'Aula, lo dice Cozzini e le figlie di sentenze Cozzini, deve essere convalidata dalla comunità scientifica internazionale. Se uno studioso in un articolo pubblicato su riviste qualificate pone un problema, quella non è un nuovo approdo della scienza, fin tanto che la comunità scientifica internazionale non la convalida. Come possiamo in una città importante intellettualmente affermare cose che la giurisprudenza stessa nega evidentemente? Non si può affermare. Processi del talidomide, quanti se ne sono fatti? Le insegniamo all'università queste cose evidenti, gli studenti già le conoscono. Processo del talidomide, processo dell'amianto. Oltretutto, se non c'è una convalida internazionale, non può dirsi che si sia affermata nemmeno una regola cautelare, cioè dire non fa parte del patrimonio scientifico. Se uno sperimentatore nel 40 descrive, dico per dire nel 40, non è mai accaduto, gli effetti del monossido di carbonio per poterlo convalidare, poi sono necessari congressi, ripetute adesioni da parte dei rappresentanti migliori, e poi si dice ma insomma va sperimentata, ci vuole una corte di 50 persone alla quale somministrare il monossido di carbonio. Chiedo scusa, quanti ne ammazziamo dei volontari partecipanti alla sperimentazione? È chiaro che la sperimentazione su vicende di questo genere si fa lentamente, si fa con i casi. Chi ha tentato un suicidio utilizzando il monossido di carbonio? Ma lo sperimentatore può invitare la gente a far parte di un gruppo di persone da sottomettere ad accertamenti che possono concludersi con la morte del soggetto sul quale l'esperimento viene condotto? Quindi noi abbiamo francamente indicato un parterre che più qualificato in Italia non poteva essere. Lo stesso procuratore generale ha riconosciuto l'importanza di Torre, ora non c'è più, c'è la sua allieva, si è espressa, ma lui si era già espresso per cose importanti ricollegabili alla uccisione della signora Cherubini, quando aveva parlato del sangue da schizzo. Perché si parla di sangue da schizzo? Perché
tutti capiscano. Perché il sangue da schizzo è il sangue legato alla esistenza di una pressione arteriosa ancora elevata, è in grado di schizzare il sangue, perché un soggetto deceduto o con una pressione arteriosa di 40 certamente non sprizza il sangue se è accoltellato ulteriormente, perché la pressione arteriosa non ha quella capacità di spingere il sangue fuori dal vaso che è stato, diciamo, oggetto di una attività aggressiva. Brevi rilievi, poi li diranno i miei colleghi, ci sono molte inesattezze. La macchina di Olindo non è mai stata lavata, quindi nessuno può dire che vi sia stato un lavaggio, nessuno l'ha mai detto, non c'è, voglio dire, alcun elemento di prova. Si dice che noi abbiamo parlato di criminalità organizzata. No, signor Procuratore Generale, noi non abbiamo parlato di criminalità organizzata, della quale si ha una stabilizzata nozione anche nelle sentenze della Corte di Cassazione. Noi abbiamo parlato di gruppi criminali che sono, ma non è che ne parliamo noi, ci sono i provvedimenti della Procura della Repubblica. Cioè dire, le cose che noi abbiamo detto riflettono integralmente vicende giudiziarie, dichiarazioni. Azzutto dice di essere stato accoltellato in carcere dai suoi rivali, non è una iniziativa della difesa. Il procuratore della Repubblica di Como arresta queste persone e questa è invenzione della difesa. Cioè dire, voi non potete darmi una risposta, ma datela dentro la vostra riflessione. Nessuno ha mai detto di criminalità organizzata, qui dice mafia, camorra, 'ndrangheta, no, per carità, però certo, gruppi di nordafricani organizzati tra di loro, e il concetto di organizzati, il concetto sovranazionale compare nelle disposizioni di legge che noi certamente conosciamo, è un concetto diverso, è un'organizzazione, tant'è che l'articolo 74 quello significa, ovviamente, no, non ci può essere un reato associativo senza una organizzazione, dice la Cassazione con quelle espressioni concessive, seppur rudimentale, no, ma è organizzazione e pur sempre. Quindi una serie di ingenuità, io rinuncio alla indicazione delle altre circostanze che dovrei evidenziare per non appesantire. Appesantire è un verbo importante, non è un verbo banale, certe volte rinunciare a taluni argomenti incrementa l'attenzione del giudice, che è l'unica cosa alla quale noi teniamo. Noi non dobbiamo essere bravi nel senso di essere bravi nel parlare, noi dobbiamo farci ascoltare. Allora certe volte rinunciare a dir tante cose può generare vantaggi. Dicevo un mite, ne ho parlato per accenni nelle fasi precedenti di questo mio intervento, ma qui noi vorremmo dare una concretizzazione di questo participio passato, concretizzazione rispetto al caso, perché vedete, questo è un processo sui generis per evocare, richiamare quello che è stato il nostro atteggiamento nel corso della difesa. Io intervenni nella fase dell'appello quando morì un grande avvocato di Como che aveva ritenuto suo dovere in quanto presidente del Consiglio dell'Ordine. Erano due sventurati che non avevano soldi, non avevano capacità, diciamo, di altro genere, non soltanto economiche. E voi che mi ascoltate intendete cosa io voglia dire, per non entrare nel merito, che potrebbe essere crudele. Ecco. E allora questo grande avvocato disse: io sono il presidente del Consiglio dell'Ordine, assumo io la difesa anche per quello che prima era successo e non voglio entrare nel merito. Io poi l'ho sostituito nella fase dell'appello, poi del ricorso per Cassazione, le cose sono andate come voi meglio sapete. Ma ci sono degli aspetti del processo che sono rimasti irrisolti. Quelle sentenze noi non abbiamo mai negato, per quella esperienza che ti induce a fare le cose vere, le cose serie, non a parlare così tanto perché per fare rumore, si dice nel meridione. Lo devi parlare per comunicare delle cose. Abbiamo detto qui nessuno nega che ci siano delle prove. Puoi dire dinanzi
L'avvocato non si distingue per l'estremismo difensivo, nego tutto, ma francamente figuracce e basta. E poi l'avvocato si distingue per il ragionamento, la capacità di convincere, di portare il giudice ad una conclusione comune attraverso convinzione, non attraverso atteggiamenti diciamo esibizionistici o peggio quella atteggiamento oratorio di tipo eristico che è l'arte del convincere, l'arte del persuadere, per amor di Dio. Però certamente abbiamo detto queste prove le dovete meglio valutare, signori giudici, perché nella loro apparenza sembrano decidere tutto, e questo lo abbiamo chiaramente detto, chi ha mai negato che le prove ci fossero, ma ci mancherebbe altro. Le prove vanno valutate, perché se poco poco tu le tocchi e ti metti dentro la prova con l'atteggiamento umile di chi vuole capire, tu ti rendi conto che questo mondo frana. Bene, questo non è avvenuto. Noi poi possono avere avuto ragione loro, chi dice che lui ha sempre ragione, ovviamente uno che non sa ragionare. Ma quelle cose che non sono state compiute, quell'atteggiamento valutativo estremo che non è stato portato a termine, ha lasciato in piedi una serie di dubbi, dubbi non risolti. Insomma, macchia sul battitacco, faccio esempi, non risolvo questioni. Sin dal primo momento si era detto, aveva detto in primo grado Fabio Schembri, ma insomma, com'è possibile? Qui, francamente, come se Erba fosse un mondo a parte, no, io ho conosciuto l'agire di centinaia di ufficiali, dei carabinieri, della polizia, queste cose non le ho viste in una quantità di processi da trincea che nessuno può immaginare. Abbiamo visto sempre operazioni ortodosse, per usare un termine che viene dalla religione, ma che dovremmo, diciamo, utilizzare più spesso. Allora, ma quando si dice, ma quattro sottufficiali firmano il verbale, allora anche ai fini della redazione di una lista testimoniale io devo essere garantito in ordine al fatto che chi ha firmato è colui il quale ha compiuto l'atto. No, dice, ad Erba non si usa così. Come non si usa così? Ad Erba si usa che uno fa l'atto, poi gli altri lo firmano. E rimaniamo così come i bambini che si sentono dire una cosa estrema e non hanno il coraggio nemmeno di dire ma scusi, ma lei è davvero convinto? Oggi questa prova ambigua che nasce da un qualche cosa di francamente già criticato viene arricchita da nuovi elementi, questo vuol dire unite. Ecco perché scrive De Roberto, qui si arricchisce e si amplia l'istituto della revisione. Ora, su questo, diciamo, punto problematico, e ve ne sono di maggiormente problematici, basta dire Frigerio, basta dire le confessioni, lui contò 242 errori nelle confessioni, ma sì, certo che ci sono le confessioni, ma hai notato che ci sono 242 errori? Valutiamo, il giudice valuta, non è che il giudice somma, utilizza la calcolatrice e poi ti dice qui ci sono 10 prove, sì, ma le hai valutate ognuna per i fatti suoi. E allora ora emerge che la foto che avrebbe dovuto certificare la luminescenza, che si fa inevitabilmente al buio, se è giorno, la luminescenza non la vede nessuno, la foto non c'è. Come per il discorso mancano le prove relative al periodo in cui Frigerio è stato ricoverato in ospedale, come possono mancare? Se mi dite, e qui avevamo dichiarazioni di carabinieri che hanno detto la verità, loro dicevano se vi fosse stato un malfunzionamento, perché la spiegazione fu il malfunzionamento, non si trova la registrazione, e si dice facendo spallucce che cosa volete, può succedere che l'impianto si rompa, non funzioni, cioè bella spiegazione, è la spiegazione, voglio dire, del disperato che non può dare una spiegazione reale, lo capisce chiunque. Poi ci sono i carabinieri che ci dicono ma se ci fosse stato un malfunzionamento lo avremmo rilevato, perché noi stavamo alla cornetta a sentire quelle cose, se c'è un malfunzionamento ce ne accorgiamo subito e saremmo intervenuti. E adesso scopriamo
che quelle intercettazioni erano estremamente rilevanti. Frigerio dice ai figli, all'avvocato, si può avere qualche dubbio che a figli ed avvocato lui abbia detto la verità? Io non ricordo nulla, è chiarissimo. Non è vero? Non è vero. Ah, non è vero, benissimo. Per favore, non interrompere. No, perché lo scuotimento visibile della testa un significato ce l'ha mentre un altro sta parlando. Procuratore, per favore. Ma comunque, guardi, noi abbiamo già visto dalla scorsa udienza tutta una serie di cose che ci hanno in qualche modo informati, non siamo nati ieri, signor Presidente. Ora, con questa affermazione, l'intervento della prova nuova è slegato dai fatti preesistenti o ne costituisce una dimostrazione? O costituisce un qualche cosa che dà senso a quella lacuna, a quell'errore? Unite significa questo, quando De Roberto dice è una valutazione più complessa perché ti impone un pendolarismo, un dialogare continuo tra il fatto nuovo e il fatto vecchio per come accertato. Le prove nuove, non tutte, ma talune, danno un senso alle lacune, a quelle cose che non si è inteso risolvere perché? Perché la confessione, ma questo è un tema, lo tratterà la Morello addirittura. Abbiamo recuperato dalla biblioteca di mio padre Altavilla. E poi le statistiche, no, lo scandalo. Dice, ma come, si hanno confessato? Ma voglio dire, o si è giudici, o se no ci si arrangia, voglio dire. Qualsiasi lavoro si può svolgere in tanti modi, no? E allora, certo che la confessione è una prova che fa riflettere. Guarda caso, negli anni 20 non ci credeva nessuno. E non ci credeva nessuno perché all'epoca, e questo io lo ricordo perfettamente, non perché negli anni 20 ci fosse, ma perché queste cose le ho studiate, no? Perché c'erano le violenze che venivano operate, la tortura si praticava in quel periodo storico, quindi lo sappiamo bene, e allora non si credeva alle confessioni. Ma Altavilla stesso, Enrico Altavilla, scrive che ci sono forme di suggestione, ci sono forme di convinzione che sono peggio della violenza e che comunque producono gli stessi risultati. E se guardate le statistiche che sono pubblicate su quelle demenziali internet, io non ci so nemmeno andare, però voglio dire, in qualche modo ti fanno capire, negli Stati Uniti la maggior parte delle confessioni sono false confessioni. Noi dobbiamo arrivare a Brescia per scandalizzarci, per dire ma come, c'è la confessione, ma quella confessione era una confessione chiara o preceduta da tutta una serie di elementi che facevano riflettere su quella confessione. E io non ne parlerò. Cioè dire, ci trovavamo dinanzi ad una situazione chiara di quelle indubitabili che ogni giurista, ogni persona che in questo mondo ci è vissuto da quando aveva i calzoni corti, ma è una situazione indubitabile, o quella che di grandi giudici, ne ho conosciuti a non finire, di giudici di livello eccezionale, no? Uno di domenica andò a scarcerare un imputato perché ci aveva pensato e si era reso conto che era innocente, erano altri tempi, signori, non pensate che oggi un magistrato che va, un giudice che va a liberare un imputato, forse un procedimento penale alla fine se lo meriterebbe nella immeritevolezza di ciò che ha fatto. E allora ci si avvicinava a questa verità con rispetto, con prudenza. Certo, qui la confessione ha determinato una irruzione di irrazionalità. La confessione ha eliminato tutto. Come il 15, come è possibile che ancora si discuta se il 15 di dicembre Frigerio abbia fatto il nome di Olindo? C'è un giudicato, la Corte di Appello di Milano, qui sarebbe la pubblica accusa che chiede la correzione di un errore diciamo fatto dalla Corte di Assise di Appello di Milano. Cioè noi non capiamo come le componenti del giudizio, e mi sia consentito, se non lo capisco io è difficile, signor Avvocato Generale, che lo possa capire qualchedun altro. Per favore, e allora, non parlate fra di voi. Sì, ha ragione Presidente, però si dovrebbero anche limitare i gesti
gli atteggiamenti plateali, le manifestazioni plateali di dissenso, perché io non le ho fatte quando lei ha parlato. Quindi, signor Presidente, mi sia consentito, regoli l'udienza, nel senso che siccome noi abbiamo sentito parlare l'accusa, non abbiamo fatto una mossa, pur potendone fare tante. Quindi lo stesso trattamento lo reclamiamo per noi. E per cortesia, se si ha il dissenso, si deve avere la cortesia di tenerlo per sé. Quindi, detta questa cosa, io concludo il mio intervento iniziale, poi ammissione delle prove. E qui sono due parole, non c'è più nulla da dire. 468 e seguenti, quindi anche le prove sovrabbondanti, purché non manifestamente tali, poi è chiaro che la difesa che collabora con la giustizia, laddove si tratta di collaborare, se le prove sono sovrabbondanti, la difesa sino ad ora si dichiara disponibile a ridurle quantitativamente, purché non sia sottratto nulla di persuasivo alla verità. Quindi, per carità. Però la regola è quella del 468 secondo comma, integrata da quella idea dello scopo, in grado di idoneità astratta a ribaltare le sentenze. E lì, ovviamente, noi siamo disponibili a discutere, però l'ammissibilità è giudizio che, dovendo implicare questo frammento di valutazione sulla rilevanza della prova, già risolve il problema della rilevanza. Se si ritiene di ammettere il giudizio, le prove indicate, io credo, sono automaticamente prove utilizzabili e ammissibili. Con questa precisazione io chiudo il mio intervento. Sì, io l'avevo detto all'inizio veramente. Sì, l'avvocato Schembri parlerà due volte perché farà un intervento di parte generale e poi entrerà nella parte speciale. Dico generale per dividere ovviamente le questioni in maniera, come dice la Cassazione, logico-funzionale. Poi, sempre sul piano, diciamo, generale, interverrà l'avvocato Morello, poi su parti sempre speciali, quindi che riguardano la valutazione delle prove, quindi quell'entrare nel merito che noi diciamo non si deve fare, che però siamo costretti, lo dico chiaramente, a fare, perché cose del genere hanno fatto i nostri contraddittori, interverrà l'avvocato Bordò. Poi se resta... No, l'avevo detto Morello che sei intervenuta, e poi tu anche interverrai per aspetti, diciamo, di natura particolare ma molto limitati. Se resterà tempo, e quindi se il Presidente autorizzerà, chiuderò con qualche riferimento conclusivo io gli interventi di tutti e quattro. 10 minuti di sospensione.